aereo fuori dall'abitato, rinunciando a salvarsi. Rimasi incredulo. Ho dovuto leggere più volte per capire l'accaduto. Un lungo momento di dolore, per poi comprendere e realizzare che Gianfranco era una persona speciale. Sì, una persona speciale. Per noi compagni di scuola era normale che Gianfranco fosse il primo della classe. Rientrava nella normalità che prendesse sempre ottimi voti. In 5 anni di scuola insieme ci eravamo abituati ad ascoltarlo sempre pronto alle interrogazioni. Davamo per scontato che ci facesse scudo nelle interrogazioni volontarie. A volte approfittavamo a spingerlo volontario. Era scontato che si potesse ricevere da Gianfranco qualche impeccata nei compiti in classe. Ritenevamo naturale che questo avvenisse per tutte le materie. Tutto questo elargito e regalato con una naturale modestia che lo rendeva eccellente nel rapporto con i compagni. Diventava scontato per noi sentirci partecipi e proprietari del suo sapere e della sua intelligenza. Era scontato che fosse l'amico sincero. Non avremmo mai voluto che questa totale generosità lo portasse al sacrificio estremo. Sì, Gianfranco era una persona speciale. I ragazzi un po' sorridere perché in ogni classe abbiamo il compagno un po' di riferimento e ragazzi sappiate che oggi siete su questi banchi e condividete magari la paura dell'interrogazione, l'impreparazione di qualche giorno. Domani io spero che continuiate a essere amici e vicini come lo sono stata questa quinta geometri di tanti anni fa. Adesso